bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Settore chimico, più 2,18%, in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore sanitario, meno 1,12%. Sui livelli precedenti lo spread si mantiene a più 152 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%. È previsto giovedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle richieste del sussidio di disoccupazione, che degli ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa delle scorte di petrolio sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. È previsto venerdì dalla Germania l'annuncio dell'indice IFO. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.386,75 punti.